E poi Draghi nel suo primo intervento ha invitato a guardare con orgoglio al modello europeo che coniuga prosperità ed equità. Nel pomeriggio un nuovo forum sulla collaborazione economica tra i due paesi, ma vediamo intanto il suo primo intervento in questo servizio. Riceve il premio per la costruzione europea Mario Draghi, il primo organizzato dal prestigioso Cercle di Economia di Barcellona per quanto fatto per la moneta unica e per la stabilità dell'Unione Europea da presidente della BCE. E ora, che tempo della grande ricostruzione, come suggerisce il titolo di questa giornata, Draghi sottolinea subito, grazie ai vaccini, c'è un ritorno alla crescita per Italia e Spagna, che sono i paesi più colpiti dalla pandemia e dalla recessione. Previsioni di una rapida ripresa che potranno essere riviste al rialzo. Un nuovo ciclo economico, annota, reso possibile anche grazie a politiche di bilancio espansive per mantenere in vita le imprese e salvaguardare il lavoro. Draghi indica un obiettivo ambizioso: realizzare livelli di crescita superiori al periodo pre-pandemia per assorbire il debito. È necessario creare più posti di lavoro, prosegue, investendo nella transizione ecologica e ambientale e nella ricerca. Per il Presidente del Consiglio è fondamentale vaccinare anche le popolazioni più povere. Avverte dal rischio di inflazione e sottolinea il bisogno di tornare a politiche fiscali più prudenti. Infine chiarisce: dobbiamo fare in modo che la ripresa sia equa e sostenibile, rafforzando la coesione sociale. Abbiamo dato la democrazia per scontata e ignorato il rischio populismo. Dobbiamo dare nuove opportunità a giovani e donne. L'Europa deve restare unita, conclude, davanti alle più grandi sfide del nostro tempo: diseguaglianze e cambiamenti climatici. E ora l'epidemia di Covid.